Si parte finalmente con il treno della memoria 2012, si parte domani mattina per un viaggio che dal 3 appunto al 9 febbraio ci vedrà con 15 ragazzi novaresi insieme a tanti altri ragazzi dell'Italia a Cracovia per visitare i campi di sterminio di Auschwitz. Il progetto, fortemente voluto dall'associazione Sermais qui a Novara, per portare una delegazione di novaresi a Cracovia, nasce da un progetto di Terra del Fuoco di Torino e a cui noi partecipiamo e per il quale siamo riusciti a coinvolgere anche ANPI e Istituto Storico della Resistenza. E l'appoggio e il contributo del Comune di Novara che con un bando ha dato un finanziamento per pagare parte delle spese per questi partecipanti, per i 15 partecipanti. Il senso di questo progetto lo spieghiamo con due parole prendendolo a prestito da Primo Levi quando alla fine disse questo nome nell'appendice proprio dedicata alle scuole, dice molti ex prigionieri tornano ogni anno nei luoghi di sterminio, nei luoghi dei campi, accompagnando delle scolaresche, comunque degli studenti, dei giovani a conoscere direttamente la realtà concentrazionaria. Anch'io farei questo se solo potessi, ma vedo che raggiungo lo stesso scopo scrivendo libri e commentandoli però con i La visita ai ragazzi. campi di Auschwitz è soltanto uno dei punti del nostro percorso. Abbiamo lavorato in questo mese con i ragazzi di Novara alla preparazione insieme all'Istituto Storico della Resistenza. Abbiamo pensato tre incontri di approfondimento appunto sui temi della memoria e dell'esperienza concentrazionaria della Seconda Guerra Mondiale in Europa. Al ritorno da questo viaggio ci rincontreremo con i ragazzi, cercheremo di imparare un po' dall'esperienza e vedere cosa farne di quello che abbiamo imparato per provare a dare una risposta oggi nel presente, nel nostro territorio. Sicuramente pensiamo di andare nelle scuole, quindi incontrare i ragazzi giovani come i nostri partecipanti per raccontare. E pensavamo anche di introdurre un momento nel festival che Sermais propone per il 25 aprile, il Festival Catartica, un momento di restituzione alla cittadinanza e quindi più trasversale, aperto a tutti.